Bene, siamo qui con il preside Federico Marchetti, uno dei presidi più giovani d'Italia. Buongiorno Marchetti. Buongiorno. Ci racconti la sua esperienza da preside? Ha fatto un concorso all'incirca 35 anni, vero? Sì, esatto, sono entrato come dirigente il 1° settembre del 2019 e questo è il mio quarto anno di esperienza come dirigente. Dove è in servizio, in quale istituto? Sono in servizio in un istituto comprensivo ad Aosta. Il passaggio dalla docenza alla dirigenza è stato particolarmente difficile, ci racconti un po' e soprattutto come cambia il rapporto con l'utenza, con le famiglie, con i colleghi? Beh, sì, cambiare da docente a dirigente scolastico è sicuramente stata un'occasione di crescita professionale e personale. Si riesce a vedere la scuola in maniera più olistica, più ampia e naturalmente io sono contento di aver fatto questo percorso, anche perché da dirigente scolastico rispetto a quando ero docente riesco ad intervenire più direttamente sui processi di innovazione. Anche adesso in questo periodo c'è l'occasione poi dei fondi del PNRR che rappresentano una bella opportunità appunto di sviluppo e di crescita. È stato particolarmente difficile il periodo di gestione scolastica durante il Covid? Beh, facile non è stato, e diciamo che sì, ci sono state una serie di imprevedibilità a cui abbiamo dovuto far fronte e ce la siamo cavata. E adesso in questa fase stanno arrivando dei fondi molto, diciamo, corposi, credo attorno ai 150-200 mila euro, attraverso il PNRR. Come utilizzerete questi fondi? Beh, cercheremo di utilizzarli per promuovere appunto lo sviluppo della scuola, l'innovazione didattica. Nello specifico nel nostro istituto abbiamo già fatto delle scelte, incideremo tanto sugli ambienti di apprendimento, sul rinnovamento degli ambienti di apprendimento e naturalmente sulla formazione del personale docente per rinnovare anche le metodologie didattiche. Quindi la formazione del personale è un elemento fondamentale. C'è un po' di scetticismo anche sulla gestione di queste attrezzature innovative che arriveranno. Voi vi siete organizzati anche per il dopo, cioè da qui magari a un anno, due anni, tre anni. E come aggiornerete il sistema innovativo che verrà appunto introdotto nel vostro istituto? Beh, lo aggiorneremo anche sulla base dei documenti del Ministero che devono ancora essere pubblicati e, ripeto, incideremo sugli ambienti di apprendimento per apportare delle innovazioni sia dal punto di vista tecnologico e digitale sia dal punto di vista proprio degli arredi e delle attrezzature. L'idea è quella di rendere l'ambiente di apprendimento come un soggetto attivo nel processo di insegnamento-apprendimento per gli alunni ma anche per i docenti, per permettere per esempio ai docenti di dare spazio alla loro creatività nell'opera di tutti i giorni di insegnamento e ai ragazzi ovviamente di vivere un ambiente scuola che sia il più efficace possibile. Dopo il Covid molte scuole continuano ad adottare l'organizzazione dei sistemi degli organi collegiali attraverso modalità online, consigli di classe e anche collegi dei docenti. Voi nel vostro istituto come vi comportate? Noi ci stiamo riunendo quando possibile in presenza perché naturalmente il dialogo e lo scambio è più autentico e più efficace. Ci sono state delle occasioni in cui abbiamo mantenuto la modalità online per questioni di comodità legate agli spazi, e magari nelle riunioni troppo numerose dove c'erano troppe persone previste, oppure quando erano convocate in emergenza all'ultimo momento. Dopo il Covid cosa è cambiato nella scuola? Il rapporto con gli studenti, il rapporto con i colleghi, se c'è una diversa sensibilità anche nei confronti della didattica, i ragazzi sono sempre, si comportano sempre allo stesso modo, per esempio si sono ravvisati dei casi di aggressività nell'ultimo periodo statisticamente maggiori rispetto al 2019. Sì, beh, in effetti una delle cose principali che abbiamo constatato è proprio il fatto che i ragazzi hanno perso delle competenze dal punto di vista relazionale tra di loro.
e ricominciare la scuola in presenza dopo 3 anni difficili di alternanza tra momenti a casa e momenti a scuola ha comportato sicuramente un ostacolo nelle loro capacità di relazione. Stiamo intervenendo potenziando lo sportello psicologico, per esempio, e incidendo sulla formazione appunto dei docenti per quel che riguarda proprio le relazioni a scuola, che è la base da cui nasce proprio l'apprendimento. Bene, bene. Con questa risposta la lasciamo, salutiamo Federico Marchetti, preside giovanissimo della Val d'Aosta. Grazie, arrivederci.